di passaggio e poi quando si è modificato il cronoprogramma e si è verificato che la messa a gara dell'opera, quindi l'obbligazione giuridicamente vincolante, sarebbe stata conseguita nel 2023 e non nel 2022, la Regione Abruzzo ha semplicemente modificato la fonte di finanziamento da un capitolo di spesa che aveva un suo termine perentorio al 31 dicembre scorso a un altro capitolo di spesa che è quello relativo ai fondi che il Ministero dà alle regioni per la realizzazione della ciclovia adriatica. Il ponte è un elemento essenziale del completamento della ciclovia adriatica nazionale e quindi questa fonte di finanziamento è stata semplicemente adeguata alla tempistica nuova che si è determinata dalla progettazione in corso da parte della Regione Marche. Tutto qui, quindi chi ha voluto speculare andando a mettere striscioni al confine tra Martinsicuro e San Benedetto, raccontando bugie ai cittadini per farsi facile propaganda, viene oggi smentito dai fatti, lo avevamo detto sin dal primo giorno. Chiunque avesse voluto, come dire, controllare le carte, verificare alle fonti quale fosse la verità dei fatti, avrebbe già potuto farlo. Credo che per oggi, con la presenza anche del mio collega Acquaroli delle Marche, che porta appunto in dote il progetto definitivo che, ripeto, compete alla Regione Marche per gli accordi intercorsi, oggi tutti i cittadini possono apprezzare la qualità del lavoro fatto e dove stava la verità dei fatti.